Non solo calciomercato in casa Avellino, con le operazioni in entrata ed in uscita che a breve prenderanno corpo, ma anche questione rinnovi da affrontare. E a tal proposito il club biancoverde si sta portando avanti con alcuni profili della rosa meritevoli di proseguire l'avventura in Irpinia. Su tutti c'è Pasquale Pane, leader indiscusso dello spogliatoio avellinese, amato dalla piazza per quanto ha fatto vedere prima come uomo, poi come calciatore, professionista esemplare, sempre pronto per la causa quando chiamato a difendere i pali dell'Avellino. Pane si è preso la porta dei lupi, sfoderando grandi prestazioni in questa stagione ed affermandosi nelle gerarchie come il portiere titolare della compagine di Rastelli. A breve arriverà il rinnovo per uno degli uomini della vecchia guardia alla quale appartiene anche Agostino Rizzo. Il classe 99, dopo un avvio in sordina anche a causa dell'infortunio ad una costola, ha poi dimostrato di essere affidabile e di continuare un percorso di crescita che gli ha permesso, soprattutto sotto la gestione Rastelli, di sfornare prestazioni positive, anche grazie agli errori commessi come contro il Giuliano. 23 anni, Rizzo rappresenta un patrimonio della società irpina, per questo motivo il club ha optato per il rinnovo per proseguire insieme un percorso cominciato 3 anni fa. Pane, Rizzo, ma non solo, infatti si procederà anche al rinnovo di Antonio Matera. Il centrocampista ex cavese si è rivelato fondamentale per il gioco di Rastelli in alcune situazioni ed ecco perché l'Avellino vuole puntare ancora sul mediano di San Severo. Atteggiamento propositivo, determinato ed utile in campo, sia come play davanti alla difesa che come mezzala. È sicuramente uno dei fedelissimi del tecnico, sempre pronto quando chiamato in causa. Comunque, insomma, il classico calciatore sul quale poter fare sempre affidamento. 15 per lui le presenze quest'anno, dunque De Vito lavora anche a questi 3 rinnovi che arriveranno a stretto giro.